dopo il palleggio iniziale, Edu, fermato da Sabatini. Il lancio di Piazza verso Marco Antonio, il terzino che si porta in avanti, e Burnic che lo fronteggia. Ma Marco Antonio spinge nettamente alle spalle il nostro libero e c'è il primo calcio di punizione della partita, il nostro favore battuto da Burnic. Zoff tocca il suo primo pallone, Capello. Ha fermato Jair Signo che ripete con Facchetti il duello dell'Asteca. Jair Signo, poi tocca indietro per Rivelino, sul quale vediamo giocare Benetti. È andato Jair Signo in posizione di mezzo sinistro, attaccato anche da Mazzola, ha scambiato con Rivelino e Facchetti che gli toglie la palla. Rivelino ancora. Questi è Clodoaldo. Ancora Rivelino, su cui si accentra tutto il gioco dei brasiliani, un passaggio indietro di Sabatini fermato da Bellugi, che poi si fa togliere la palla da Jair Signo. Lo stesso Bellugi allontana dalla nostra area di rigore. Marco Antonio, poi Edu. Edu è uno dei superstiti della formazione di 3 anni fa. Marco Antonio. Rivelino. Questi è Piazza. Passaggio è a Edu, attaccato ancora da Sabatini, Edu lo aggira, lancio per Leivigna, Facchetti che aveva abbandonato la guardia di Jair Signo libera la propria area autorevolmente, l'attacco è portato da Rivera, lancio per Riva, era in fuorigioco Riva, gioco interrotto, calcio di punizione in favore dei brasiliani, fuorigioco di Riva sul lungo lancio di Rivera. Rivelino, Piazza, Marco Antonio, Burnic ha fermato l'avanzata di Marco Antonio, perde la palla Rivera ad opera di Clodoaldo, Leivigna, Edu, lo ferma Sabatini forse con una spallata non troppo regolare e il lancio di Rivera ad effetto per Mazzola sul quale recupera Piazza che mette fuori. La rimessa in gioco è italiana. Pulici che ha ricevuto da Mazzola, Sabatini. Cross di Sabatini, il colpo di testa di Piazza e palla fuori area. E il solito Rivelino imposta la sua azione con Paolo Cesar che ha compiuto un ottimo dribbling liberandosi di Capello. Paolo Cesar a cui tocca il pesante incarico di indossare la maglia che fu di Pelé. Eccolo Paolo Cesar. Il lancio per Marco Antonio che arriva sulla destra, si scontra con Burnic, la palla va fuori ed è calcio d'angolo. Non se lo aspettavano nemmeno i brasiliani, ma l'arbitro concede il calcio d'angolo. Primo tiro dalla bandierina della partita in favore del Brasile, giunge al 5° minuto del primo tempo, le squadre sono sullo 0-0. Il tiro dalla bandierina di Zé Maria. Para Zoff, il colpo di testa di Leivigna. C'era stato presentato Leivigna come un ottimo colpitore di testa e ha dato già la misura della sua abilità saltando più alto di tutti in mischia e indirizzando un pallone verso Zoff e per fortuna centrale. Prontissimo comunque l'intervento di Zoff, Paolo Cesar, Rivelino fermato da Benetti, Leivigna toglie la palla a Mazzola, ancora Rivelino, sulla sinistra Marco Antonio, ma Rivelino sposta dalla parte opposta il gioco, colpo di testa di Facchetti con un passaggio indietro a Zoff e ha in tal modo tolto
dall'azione già irsigna. Rivera. L'apertura di Rivera per Benetti. Ancora Rivera al volo in area, scatta Riva, esce il portiere Leao, mentre su Riva si era portato Marco Antonio. Riva a destra, Marco Antonio è rimasto sul posto. È tipico il modo di difendersi dei brasiliani, che rimangono in zona anche in caso di spostamenti degli attaccanti avversari. Questi è Clodoaldo, va fuori il pallone, non lo ha toccato né Facchetti né Jairzinho, infatti la rimessa in gioco è assegnata all'Italia ed è il nostro capitano che la effettua con questo passaggio a capello. Rivera. Serve Pulici, scatta bene Pulici, Zé Maria lo controlla, gli toglie la palla, commette anche un fallo Zé Maria nei confronti di Pulici. Poi Clodoaldo con Jairzinho, ha davanti a sé Facchetti, Jairzinho subito pronto il cross e parata di Zoff in uscita sulla correre delle tre punte brasiliane. Abbiamo avuto un inizio molto fiacco, la partita adesso si sta vivacizzando, anche il ritmo ha assunto un livello accettabile. Burnic si porta in avanti per la nostra squadra. Benetti. Il tiro di Benetti ribattuto prima da Paulo Cesar, poi da Zé Maria. Marco Antonio. Piazza. Rivelino. Fallo di Sabadini su Edu, calcio di punizione per il Brasile, battuto da Rivelino, apertura sulla sinistra per Marco Antonio. Il cross di Marco Antonio, colpo di testa di Sabadini, palla fuori area. Rivera, un primo colpo di testa di Clodoaldo, poi di Riva, poi stretto Riva fra due avversari, termina a terra. Calcio di punizione in favore dell'Italia. Capello ha toccato a Rivera, Capello, Facchetti, colpo di testa di Luis Pereira, recupera Pulici, Capello, Riva, cerca di portarsi la palla in avanti, Riva, un primo rimpallo con Piazza, ne smorza la potenza e poi esce Leao e libera. Paulo Cesar. Clodoaldo, Rivelino, Marco Antonio che approfitta della posizione un po' arretrata assunta da Mazzola e si spinge spesso in avanti, sta recitando un po' il ruolo che a Città del Messico giocò l'altro terzino Carlos Alberto. Lo scatto di Edu che si porta la palla in area, se la allunga un po' troppo anche per l'intervento dal retro di Sabadini e consente a Zoff di liberare. Benetti. Rivera. Pulici. Era sfuggita la palla a Piazza, ma poi si è chiuso il corridoio tra Zé Maria e Luis Pereira. Fermato Pulici, rimette in avanti il Brasile. Da Paulo Cesar a Clodoaldo, che cambia gioco dalla parte opposta per il terzino Marco Antonio, ancora una volta oltre la sua metà campo, controllato da Mazzola in veste di difensore. Piazza.
Esce bene Facchetti d'anticipo su Jair Signo. La palla va in una zona morta del campo, nessuno dei nostri era in condizione di riprenderla. Luis Pereira ha allungato nei confronti di Paolo Cesar, molto arretrato. Ed ecco il lancio di Rivelino nei confronti di Luis Pereira, sul quale deve precipitarsi Burnic, in quanto il brasiliano aveva controllato bene la palla e convergeva al centro. Sulla rimessa in gioco, Rivelino, ancora Facchetti d'anticipo su Jair Signo, uno strano passaggio indietro, colpo di testa di Capello, Benetti, Riva, Pulici sulla sinistra, successo l'intervento di Luis Pereira, anch'egli marca a zona, ha tenuto il settore del campo dove si era spostato Pulici. Paolo Cesar, Rivelino, Leivigna, è il tardivo lo scatto di Marcantonio, sul suggerimento di Rivelino il fallo nei nostri confronti, rimessa in gioco di Mazzola. Ha toccato Burnic. Mazzola. Il passaggio arriva, che intanto si spostava verso destra. Ha liberato Zé Maria. Rivelino. Leivigna, che ha preso il posto di Toston. Scatta bene Leivigna, però fa partire un tiro senza pretese che Zoff para al 13° minuto del primo tempo con le squadre sullo 0-0. Mazzola si libera molto bene in mischia tra due avversari, serve Rivera, ancora Mazzola, Mazzola, Riva, non riesce a concludere Riva sullo scatto al passaggio di Mazzola, intervento di Piazza e calcio d'angolo nei nostri confronti. Prima azione in profondità verticale condotta dagli azzurri ha portato un serio pericolo verso la porta brasiliana, la ricordiamo. Rivera, Mazzola con passaggio arriva. Ora c'è il cross di Facchetti, colpo di testa di Pulici, molto bello, e palla che sfiora l'incrocio di pali sulla sinistra della porta di Leão. Colpo di testa di Pulici su ottimo servizio dalla sinistra di Facchetti al 14° minuto del primo tempo. Il punteggio è 0-0. Risponde il Brasile con Piazza che ha lanciato Rivelino, sul quale interviene Benetti, mette fuori, rimessa in gioco ancora di Rivelino. L'incarico è stato lasciato, come vedete, a Marco Antonio. Leivigna va a terra su intervento di Bellugi e c'è un calcio di punizione in favore dei brasiliani. Rivelino, tiro a sorpresa d'effetto a rientrare, che passa però poco a destra della porta di Zoff. È stato giocato il primo quarto d'ora, 15 minuti di assaggio con un'azione pericolosa per parte. Pulici, su Pulici ha commesso fallo Piazza, calcio di punizione in favore degli azzurri, punizione che va a battere Rivera.
colpito di testa, Luis Pereira. Mazzola ancora sulla destra, Rivera. Scambio Mazzola-Rivera, prontissimo il cross, Rivelino in posizione difensiva che mette fuori. Rivera, il cross, estende a Riva, fu errore del portiere Leao. Riva ha segnato su difettosa uscita di Leao. Il cross di Rivera sembrava preda di Pulici, che invece non è intervenuto. È uscito Leao, ecco, rivediamo l'azione. È Rivera che ha la palla, finta di passare a Mazzola, invece stringe al centro. Fa partire il cross, non interviene Pulici. Esce il portiere, para, si lascia sfuggire la palla e Riva, prontissimo, la mette in rete. 1-0 per l'Italia, è il 17° minuto del primo tempo, ha segnato Riva. Con questo gol Riva ha raggiunto Meazza nella classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi. ...1-0 per l'Italia e il 18° minuto del primo tempo. Per Riva si tratta del 33° gol in azzurro. Benetti, Riva, suggerimento prezioso di Benetti a Riva, che ha mancato l'occasione clamorosa per il raddoppio. Jair Signo riporta il pericolo nella parte dell'area di rigore azzurra. Jair Signo riesce in qualche modo ad effettuare un cross che Facchetti gli ribatte in calcio d'angolo. Riva ha avuto a disposizione appena 60 secondi dopo il gol un prezioso pallone per il raddoppio, ha esitato nel tiro, forse voleva avvicinarsi di più alla porta e ha mancato una favorevole occasione. Calcio d'angolo di Zé Maria, para Zoff, sul quale interviene irregolarmente Jair Signo, gioco fermo, calcio di punizione per fallo sul portiere. Riva di testa chiama in azione Benetti, Rivera al volo verso Riva, in scivolata entra in gioco pericoloso Luis Pereira, calcio di punizione in favore degli azzurri. Bisticciando su un paio di metri relativi al punto da dove deve essere battuta la punizione. Tiro di Riva a cui aveva porto la palla Rivera, deviazione di Paolo Cesar ed è calcio d'angolo per la squadra azzurra. Il conto dei corner è 2 per parte al 21° minuto del primo tempo. Ancora un calcio d'angolo perché Rivera aveva servito a sorpresa Facchetti e su Facchetti è intervenuto Jair Signo mettendo in calcio d'angolo. È 3-2 ora il conto dei corner in favore della squadra azzurra, 1-0 il punteggio, ha segnato Riva al 17°. Rivera,
ha parato Leao, sul quale stava intervenendo Riva. L'arbitro ha fermato il gioco, ritenuto falloso l'intervento di Riva, battuto per fallo sul portiere il calcio di punizione dai brasiliani. Anticipo di Sabadini, ma falloso nei confronti di Edu, calcio di punizione per i brasiliani, che Clodoaldo ha toccato subito per Edu. Su Rivelino intervengono Riva e Benitti, gli tolgono la palla, ma alle spalle spunta Zemaria. Servizio per Clodoaldo, Rivelino, Marco Antonio, che fa partire un lungo cross, colpo di testa, non riesce a tirare Jair Signo per un intervento in gioco pericoloso di Facchetti a gamba tesa. Calcio di punizione indiretto in favore dei brasiliani nella nostra area di rigore. Intervenuto Facchetti a gamba tesa, gioco pericoloso. Ci sembra ineccepibile la decisione dell'arbitro e calcio di punizione a due indiretto in favore dei brasiliani al centro della nostra area di rigore. Sulla palla è Paolo Cesar, poco più indietro Rivelino, in posizione di tiro arretrato e nessuno lo marca in questo momento, c'è Edu. Porto il pallone Paolo Cesar. Sono sempre insidiosi questi calci di punizione a due in area. La nostra barriera ne ha neutralizzato ora uno. Clodoaldo a Marco Antonio. Spiove ancora in area un pallone, il colpo di testa di Sabadini, Facchetti alza la palla per evitare Jair Signo. Clodoaldo. Ancora Clodoaldo che fa partire un bel tiro centrale parato da Zoppa. Bello il tiro effettuato di controbalzo con bella velocità da parte di Clodoaldo. Tiro centrale parato senza difficoltà da Zoppa. Il triangolo di Clodoaldo era stato realizzato con Paolo Cesar. Sabadini. Deve intervenire alla disperata Luis Pereira per evitare che Sabadini concludesse la sua bella proiezione offensiva. Quarto tiro dalla bandierina in favore della squadra italiana, sempre di Rivera, al 25esimo. Ha messo in calcio d'angolo Luis Pereira, ma Capello è stato colto dall'arbitro mentre si appoggiava sulle spalle del difensore brasiliano. Calcio di punizione in favore dei campioni del mondo. E lungo lancio di Rivelino raso terra, fermato da Capello che ribatte subito su Rivera. Servito Pulici, Benetti che lascia a Mazzola. Si è liberato nel primo dribbling Mazzola di Marco Antonio, ma nelle seconde è uscito con la palla Clodoaldo, che riceve ora a sua volta da Jair Signo e apre per Zemaria, il cui cross è fermato e deviato in fallo laterale da Burnic. Maria, che con tutta comodità effettua il suo cross, e Bellugi ostacola con successo il solito colpo di testa di Leivigna mettendo in calcio d'angolo.
Lo vediamo battere da Edu, fermare con il petto da Benetti in area. Benetti ha portato fuori la palla e serve Rivera che aggancia con molta eleganza a centrocampo e lancia a riva, fermato con un colpo di tacco di Luis Pereira. Specialmente a centrocampo i brasiliani, con una fitta rete di passaggi, mantengono il possesso della palla. Ora c'è stato un ottimo triangolo fra Clodoaldo, che ha effettuato il tiro, e Leivinha. Ottimo il triangolo, ma incerto il tiro, sul quale è intervenuto Zoff tranquillamente. Rivelino, Clodoaldo, Rivelino. Commesso un fallo su Pulici, la punizione è in favore della squadra italiana, che per quanto riguarda la velocità, specialmente nel gioco verticale, sta facendo vedere qualcosa di meglio dei brasiliani. Riva, ottimo lo scambio in velocità con Pulici, interrotto da Luis Pereira con un fallo di mano volontario punito dall'arbitro con questo calcio di punizione centrale a non più di 5 metri dal limite dell'area di rigore. Temendo il tiro di Riva, i brasiliani cercano di allontanare un metro quanto possono la palla dal punto della punizione. L'arbitro minaccia ammonizioni e riesce a farli allontanare, mentre sul pallone vediamo Riva, Rivera e Capello. Non si allontanano i brasiliani e c'è l'ammonizione per un componente della barriera, per Clodoaldo. Bellissima l'intesa, Rivera, Riva. Abbiamo visto Rivera alzare la palla, ecco il replay che il regista Conti ci rimanda. Vedete che Rivera alza la palla per Riva per guadagnare tempo, e il tiro molto forte di Riva passa appena sopra la traversa. Tiro di Riva su azione susseguente a calcio di punizione al 29esimo del primo tempo, con l'Italia in vantaggio per 1-0. Il lancio a Pulici, salta Luis Pereira, Clodoaldo, Rivelino. Paolo Cesar ha controllato malissimo il pallone, ma alle sue spalle esce Rivelino, lo riporta in avanti Zé Maria, Clodoaldo. Bellugi e Leivinha saltano contemporaneamente. L'arbitro ha ravvisato una irregolarità di Leivinha e concede il calcio di punizione in favore della squadra italiana, mentre scocca, come vedete, il 30esimo minuto. A 15 minuti dalla fine del primo tempo, l'Italia conduce per 1-0 sul Brasile all'Olimpico di Roma. Colpo di testa è di Marco Antonio, controlla Clodoaldo. Ancora Clodoaldo dopo la respinta di Bellugi, Jair Signo. Malinteso con Marco Antonio ed esce Sabadini, che si produce in una bellissima volata. Sabadini. Purtroppo manca l'ultimo dribbling Sabadini per portarsi in posizione di tiro. La prodezza difensiva è stata compiuta da Piazza.
Fallo di Rivera ai danni di Edu, punizione battuta da Marco Antonio. Ecco Piazza, che poco fa ha fermato Sabadini, lanciato verso un pericolosissimo tiro. Suggerimento di Rivelino per Clodoaldo. In area per Jair Signo, ferma Facchetti. Ancora Facchetti che attende il rimbalzo. È intervenuto Jair Signo, ma ha spinto la palla sul fondo, la rimessa in gioco è per la nostra difesa. Finge il cross, si porta all'ala destra, eccolo il cross, Capello, Riva, non tira Riva perché gli viene tolta la palla all'ultimo momento. Un'iniziativa di Capello che si è impadronito della respinta della difesa avversaria, aveva fornito a Riva un buon pallone, ma su Riva è intervenuto la disperata Luis Pereira e gli ha sottratto letteralmente il pallone al momento in cui la nostra ala stava per tirare con buone possibilità di successo. Marco Antonio. Edu. Sabadini lo mette a terra, Edu lo aveva superato e stava per avventurarsi in area di rigore. Calcio di punizione in favore dei brasiliani. Sulla barriera il tiro di Paolo Cesare, allontanato poi con molta calma da Rivera, un bel disimpegno per Benetti, che però appoggia sulla sinistra dove si impadronisce della palla Jair Signo. Capello, Rivelino, fermato da Mazzola che lo mette giù, calcio di punizione in favore dei brasiliani. Vediamo che Facchetti zoppica notevolmente. Su di lui si è portato ai bordi del campo anche il nostro massaggiatore della casa, ma Facchetti mantiene il suo posto anche se, sofferente come, lascia un po' di spazio a Rivelino, cosa che non ha, a Jair Signo, cosa che non aveva fatto fino a questo momento. Il tiro di Paolo Cesar rimbalza su Riva, che faceva parte della barriera, e poi lo ha controllato Zoff. Rivera rimette al centro un pallone, scivola al momento del passaggio, gli viene il passaggio corto. Facchetti ferma Jair Signo, Bellugi si porta fuori della zona di Edu, rimette in avanti per Capello. Recupera su Capello Edu, commette fallo e il calcio di punizione è in favore degli azzurri. Toccato da Capello per Rivera. Pulici. Di forza è stato fermato dall'intervento simultaneo di Piazza e di Zé Maria. Paolo Cesar, lanciato sulla destra, è fermato da Benetti che mette fuori, tocca per ultimo il brasiliano, la rimessa in gioco è azzurra con Benetti, Facchetti, Benetti, Mazzola, Benetti, ostacolato da Zé Maria, perde la palla, la riconquista Rivelino. Il passaggio è piuttosto arretrato per Marco Antonio che comunque fa suo il pallone. Fermato da Rivera, ma la palla carambola su Edu. Poi su Rivelino, fermato da Benetti. Riva, ancora Benetti, entrata in scivolata di Luis Pereira. Mazzola non si accorge del recupero di Leivigna, il centroattacco, il quale ha ricevuto ora da Edu. Servizio ancora per Edu, allunga la palla Sabadini che sta disputando un'ottima partita e fa intervenire Zoff. Sabadini, Rivera, Facchetti,
sono fino a questo momento gli azzurri di maggior efficacia. Mazzola, Capello, che aveva cominciato in sordina ma adesso sta venendo fuori. Fallo di Zé Maria su Capello, fischiato dall'arbitro malgrado il vantaggio, in quanto Capello era rimasto in possesso del pallone. Batte Mazzola, Rivera, Pulici alla destra in lotta con Marco Antonio. Su Riva l'intervento è stato di Piazza, poi commette fallo Rivera e c'è il calcio di punizione in favore dei brasiliani. 8 minuti alla fine del primo tempo, il risultato è 1-0 in nostro favore per il gol segnato da Riva al 17esimo. Da Clodoaldo a Paolo Cesar, anticipato molto bene da Sabadini, che aveva abbandonato la guardia di Edu. Sottolineiamo ancora il felice gioco di Sabadini in questa prima parte della partita. Zé Maria arriva in avanti su suggerimento di Rivelino. Rivelino riceve da Zé Maria. Ancora Rivelino, fermato da Bellugi sul rinvio, è andato a riconquistare la palla Jairzinho, ora è Clodoaldo, ancora Jairzinho, mentre Facchetti in questa occasione è andato su Zé Maria. Rivelino, Paolo Cesar, bello il suo dribbling sul Capello, Edu, intervento di Sabadini che chiama poi al rinvio Mazzola, ancora Mazzola da Benetti, ancora Benetti, Rivera, Riva, scatto di Riva che viene fermato con una spallata da Luis Pereira, intervento che l'arbitro decide di lasciar correre, avanza Jairzinho, l'intervento di Rivera, il passaggio in avanti di Benetti, nessuno lo recupera, c'è un po' di crisi atletica più che di gioco nella nostra squadra. Zé Maria, Rivelino, Paolo Cesar, Rivera, mentre Clodoaldo non ha seguito il gioco, contropiede di Riva, lungo il lancio, troppo lungo nei confronti di Pulici, e disimpegno da parte di Leao. 6 minuti alla fine del primo tempo, i brasiliani hanno proiettato in avanti il loro schieramento, questo comprime un po' i nostri difensori, i nostri centrocampisti, ma apre, come avete visto poco fa, ampi spazi per il contropiede di Riva e Pulici. Colpo di testa di Capello, Clodoaldo, Leivigna, ed esce Zoff sulla rovesciata di Leivigna che intendeva liberare Marco Antonio davanti a Zoff. Aspetta Rivera che i nostri si riportino in avanti. Burnic, Pulici in posizione di ala sinistra, Riva, ancora Pulici. Zé Maria interviene su Pulici, forse in gioco pericoloso, nel contrasto alla meglio il brasiliano Edu. Piazza, Paolo Cesar, fermato da Capello, la palla carambola ancora su Piazza. Leivigna che porta indietro, vedete, Bellugi. Paolo Cesar, Paolo Cesar, lanciato bene in area, interviene Capello, Paolo Cesar, Leivigna che va a terra su intervento di Bellugi, rimane a terra Leivigna e sul lancio c'è il fuorigioco di Pulici. Rivediamo l'azione, abbiamo visto l'intervento su Leivigna, eccolo ancora da parte di Bellugi, sul quale i brasiliani reclamano, e forse non completamente a torto, il calcio di rigore. Ad ogni modo, sul disimpegno di Bellugi, la palla è giunta oltre la metà campo, in fuorigioco è stato pescato Pulici,
L'intervento di Bellugi su Leivigna, che farà un po' discutere, è avvenuto a 4 minuti dalla fine del primo tempo. Marco Antonio, Rivelino, fallo di Benetti, ancora Rivelino, servito Marco Antonio. La nostra difesa si libera, non riesce il contropiede di Pulici. Facchetti impedisce il passaggio di Jair Signo. Riva, Pulici, anticipato all'ultimo momento Pulici da Luis Pereira. Finale tutto brasiliano, ecco Leivigna, fermato da Bellugi. Disimpegno per Facchetti, che evita l'intervento di Edu, accorre ad evitare il palo laterale, ci riesce, serve Bellugi, Facchetti che lascia Sabadini. Con calma, gli azzurri hanno fermato i brasiliani, ecco ora Benetti a Mazzola, Rivera, lancio per Mazzola che scatta d'anticipo su Marco Antonio, ma alle spalle dei due esce Piazza, l'esperto Piazza, lo ricordiamo anche ottimo giocatore in Messico, che ha servito Paolo Cesar. Servizio di Paolo Cesar a Leivigna. Fallo di Rivera, punizione già battuta. Rivelino. Va giù Rivelino su intervento di Benetti. Mentre l'arbitro va a richiamare il nostro mediano di spinta. Calcio di punizione in favore della squadra brasiliana. Il fallo di Benetti su Rivelino, che è rimasto contuso. Riprende il suo posto, sarà a quanto pare gli stesso a battere il calcio di punizione, mentre gli azzurri organizzano la barriera. Lunghissima la rincorsa di Rivelino, il tiro parato a terra da Zoff. Tiro di Rivelino, un insidiosissimo rasoterra molto forte che ha superato, ha girato la barriera, ecco lo rivediamo. E abbiamo rivisto anche l'ottimo intervento a terra di Zoff in presa. È l'ultimo minuto del primo tempo. Gli azzurri in questo finale hanno dovuto contrastare un ritorno efficace dei brasiliani, che negli ultimi 10 minuti hanno messo in difficoltà i nostri. Rivera, Pulici in fuorigioco. Di Rivelino, fermato da Riva, rimandato in avanti da Capello, ancora Riva, Benetti però serve Mazzola che era chiuso da Marco Antonio, e Rivelino viene in avanti mentre scade il 45esimo minuto. Ed ecco il fischio dell'arbitro francese, il primo tempo si conclude per 1-0 in favore dell'Italia, ha segnato Riva al 17esimo minuto. Tranne gli ultimi 10 minuti, gli azzurri hanno meritato ampiamente il vantaggio minimo che portano al riposo. Gli ultimi 10 minuti sono stati nettamente per i brasiliani, che hanno cercato in tutti i modi di riportarsi in parità prima dell'intervallo. Termina con l'Italia in vantaggio per 1-0 il primo tempo dell'incontro all'Olimpico, ha segnato Riva al 17esimo minuto. A risentirci, gentili telespettatori, fra 15 minuti circa.
in questo momento. Ecco Pulici nel nuovo ruolo di ala sinistra che riceve il primo pallone, glielo toglie Jairzinho, cerca di recuperarlo, va a terra su fallo di Jairzinho Paulo Cesar, battono i brasiliani la punizione, Piazza, manca l'aggancio Bellugi ed ecco Dario, il nuovo arrivato che tocca il suo primo pallone, resiste anche all'intervento di Sabatini, chiama indietro Edu, il tiro di Edu, Dario ha tirato. Dario, la palla è stata ribattuta da Bellugi, ma intanto era terminato in fuorigioco Paulo Cesar ed è il motivo di questo calcio di punizione che batte Zoff. Pallone a Marchetti che a sua volta tocca il primo pallone. Capello, Rivera, Benetti, Capello, Chinaglia. Capello, era stato commesso un fallo su Chinaglia, ecco la punizione che sta per essere battuta da Rivera. Invece Capello a sorpresa apre sul suo compagno di squadra della Juventus Marchetti. Cross di Marchetti, colpo di testa di Piazza. Benetti cerca di mettere a terra il pallone. È intervenuto poi Piazza. Rivelino. Clodoaldo. Rivelino, Clodoaldo e Paulo Cesare ripetono il tema tattico della squadra brasiliana che realizzavano Pelé, Gerson e Tostón. Battono i brasiliani un calcio di punizione, Rivelino molto indeciso che poi trova Paulo Cesar, Zé Maria, Clodoaldo, Zé Maria. Tiro di Zé Maria, la palla è diretta fuori ma Zoff per evitare rischi. Colpo di testa di Pulici e lancio di Chinaglia sul quale recupera bene Zé Maria. Poi ha toccato Luis Pereira, Clodoaldo, Rivelino. Zé Maria, Bellugi messo a terra da Dario mentre si preparava a respingere. Fallo di Dario su Bellugi che rimane contuso, calcio di punizione in favore della squadra azzurra. Vedete Bellugi colpito alla caviglia destra che comunque riprende il suo gioco. L'arbitro ha visto l'intervento irregolare, peraltro forse involontario di Dario. Battuta la punizione, scambio Mazzola-Capello, ancora Capello e ancora Mazzola. Sabatini torna la palla a Mazzola, scatta bene Mazzola, sul quale interviene però Piazza in gioco pericoloso e c'è ancora un calcio di punizione in favore degli azzurri. Rivera lancia Sabatini, c'è stato un attimo di indecisione al momento del calcio di punizione che Rivera a sorpresa ha mandato verso Sabatini e la palla è terminata sul fondo. Gli applausi che ascoltate sono diretti a Facchetti che in tuta va a prendere posto sulla panchina. Zoppica distintamente Facchetti con la gamba sinistra, il che ci conferma che la sua sostituzione è dovuta appunto a questo incidente. Eccolo Facchetti che va a sedersi accanto a Valcareggi e agli altri compagni di difesa. Fallo ancora di Dario nei confronti di Bellugi, il sostituto di Laivigna ha commesso un nuovo fallo, battuta la punizione da Burnic per Capello. Rivera, Benetti che prosegue la palla per Pulici, ancora Benetti, in scivolata Luis Pereira mette fuori sulla puntata di Benetti in posizione di ala sinistra, ma rimane sul posto Benetti per rimettere in gioco dal palo laterale. Rivera, cross di Rivera,
Colpo di testa di Piazza, Chinaglia. Rovescia la palla, se la giusta per il tiro, ma Clodoaldo gliela toglie. Colpo di testa di Bellugi. Non aggancia Riverino. Torna indietro e fa sua la palla. Sulla destra scatta Zé Maria con Bellugi in posizione difensiva, che mette fuori approfittando della scivolata dell'avversario. Sabadini ed Edu si spingono a vicenda. Clodoaldo ha conquistato un pallone su Burnic, sempre il cross di Clodoaldo, colpo di testa di Sabadini, allontana poi Capello, ma retrocede Chinaglia, poi Pulici, il colpo di testa dalla parte opposta di Marco Antonio, il gioco sta vivacizzandosi molto, l'intervento di Bellugi ha anticipato Dario. Quella rimessa in gioco è Marco Antonio, dopo il colpo di testa indietro di Clodoaldo, Paolo Cesar, Piazza. Sfiorano la palla Dario e Bellugi, accorre Burnic, evidentemente si trattava di calcio d'angolo, evita il calcio d'angolo Burnic, con un cenno di mano Bellugi lo ringrazia, concede ai brasiliani soltanto una rimessa per faro laterale, che è stata effettuata da Marco Antonio, segue questo cross di Paolo Cesar, parato da Zoff. E sono trascorsi 7 minuti del secondo tempo, con gli azzurri sempre in vantaggio per 1-0. Il passaggio indietro di Rivera, Marchetti impedisce la fuga di Jairzinho, ancora Rivera, il lancio per Pulici, che tenta di far proseguire al volo la palla al centro dove c'era piazzato Chinaglia, ma l'intervento di Luis Pereira mette in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina della ripresa, per gli azzurri è il quinto. Rivera, cross di Rivera, lunghissimo per tutti, Benetti che tira appena può sul rimbalzo del pallone, la palla va alta, ma ad ogni modo l'arbitro aveva rilevato la posizione di fuorigioco di Chinaglia, quindi anche in caso di successo non sarebbe stato gol. Ecco, vedete infatti la punizione per il fuorigioco di Chinaglia. Edu, sul quale commette fallo Sabadini. Piazza. Riverino, Jairzinho, che nel secondo tempo se la vede con Marchetti, dopo che nel primo tempo era stato marcato da Facchetti. Doppio fallo di Marchetti ai danni di Jairzinho e doppio calcio di punizione in favore della squadra brasiliana. Abbiamo rivisto a rallentatore il secondo dei falli di Marchetti e vediamo ora in ripresa diretta il calcio di punizione relativo, che in maniera incomprensibile batte Riverino tentando un passaggio ad effetto a favore di Zé Maria. La palla è colpita male e va nettamente sul fondo, al di fuori delle possibilità di intervento di Zé Maria. Burnic ha toccato la palla prima che uscisse dall'area di rigore e quindi la rimessa in gioco di Zoff deve essere ripetuta. Il nostro quartiere lancia ben oltre la metà campo, Chinaglia, Pulici, spinto alle spalle, l'arbitro ha lasciato correre per il vantaggio, Chinaglia è stato fermato dall'intervento di Zé Maria. Questi è Piazza e questi è Marco Antonio. I brasiliani giocano come sempre con il libero in linea con lo stopper, tanto che i ruoli dei due si confondono. Zé Maria e Piazza sono alternativamente l'uno e l'altro, sia stopper che libero. Mazzola, Rivera, Sabadini,
lo scatto di Sabadini che viene fermato da un intervento irregolare di Clodoaldo. Contuso anche Sabadini dall'intervento di Clodoaldo, calcio di punizione in favore degli azzurri. Lo tocca Sabadini a Mazzola. Cross di Mazzola, colpo di testa di Rivera, intendeva servire Chinaglia, ha liberato Clodoaldo al limite della propria area di rigore. Fallo di Mazzola ai danni di Paolo Cesare, il quale batte subito la punizione in favore di Riverino. Sono trascorsi 11 minuti del secondo tempo, 1-0 per l'Italia. Riverino aspetta che avanzi Piazza, Jair Signo, deviazione di Marchetti, Paolo Cesar, Benetti, Capello, Rivera. Sul rinvio prosegue Clodoaldo. Rivelino, ancora Rivelino, si è portato la palla fino sulla sinistra, fa proseguire Marco Antonio, il cross di Marco Antonio deviato da Benetti, però con la mano, non è calcio d'angolo ma calcio di punizione per fallo di mano di Benetti. Cesar che batte la punizione. La palla è stata toccata forse casualmente da Jair Signo, grosso pericolo per la nostra porta. Deviazione di Jair Signo, forse involontaria ma non meno pericolosa, proprio a pochi metri da Zoff, e la palla è terminata sul fondo. Colpo di testa di Pulici, il passaggio indietro di Chinaglia favorisce Clodoaldo, cross di Clodoaldo, Dario, una rovesciata indietro per Paolo Cesar, Riverino, tiro di Riverino parato da Zoff. Rivera, il passaggio di Rivera deviato da Clodoaldo, Marchetti fa giungere la palla ancora a Rivera. Mazzola colto in contropiede anche per la deviazione di Clodoaldo. Rivelino, momento favorevole per i brasiliani. Marco Antonio. Edu. Paolo Cesar. Rivelino. Mischia al limite della rigore. Zoff alla disperata su Paolo Cesar. Salva il gol del pareggio. Paolo Cesar solo davanti alla porta. Insistono i brasiliani cercando di sfruttare questo momento di crisi della nostra squadra. Ancora Marco Antonio. Colpo di testa di Marchetti. Burnic. Mazzola. Benetti. Mazzola. Rivera. Bel contropiede dei nostri. Mazzola. Terra Mazzola su sgambetto di Zé Maria, calcio di punizione in favore della squadra azzurra. È andato via molto bene il contropiede azzurro con un bel dialogo Mazzola-Rivera, fermato dall'intervento di Zé Maria. Ecco battuta la punizione per Chinaglia, anticipato dall'uscita di Leao. Rivelino, Clodoaldo, ancora Rivelino, Clodoaldo, cross di Clodoaldo molto arretrato, Paolo Cesar non è riuscito a tirare, ferma Benetti, tocco indietro di Rivera, ancora per Benetti, Rivera, il lancio a Mazzola,
un po' troppo lungo, scatto di Mazzola in lieve ritardo. Torna la palla ai brasiliani che sono assai pericolosi in questo momento. 16° minuto del secondo tempo. Ha liberato Marchetti. Zé Maria. Clodoaldo. Marco Antonio. Dario. Edu. Manovra corale, come vedete, di tutti attaccanti e centrocampisti. Bello scatto di Edu che entra in area. Sabatini in recupero, gli chiude la strada per il tiro cross e mette in calcio d'angolo. Allontanato Capello sul corner raso terra. Edu servito ancora da Piazza. Nuovo cross fermato da Sabatini. Scivola Sabatini ma riesce a rinviare prima che si impossessi della palla Edu. Clodoaldo. Apertura per Rivelino. Bellugi. Rivelino. Cross. Alza la palla Burnic e mette in calcio d'angolo. Premono i brasiliani in questa fase del secondo tempo, siamo al 17° minuto. Rivelino batte il calcio d'angolo, Jairzinho non riesce a tirare, mette fuori aria Bellugi prima di Dario. Rivera, Chinaglia, Mazzola, Chinaglia, anticipato di intuito da Luis Pereira. Clodoaldo, Rivelino. Subisce la squadra azzurra, ma in questa fase lo spettacolo indubbiamente è molto bello. Marco Antonio, Rivelino, anticipo di Capello, ma ancora Marco Antonio, insiste per i brasiliani. Colpo di testa di Jairzinho che supera Marchetti, ma manda la palla in offensiva verso Zoff. Marco Antonio, fermato da Mazzola, ma la palla rimane in possesso di Marco Antonio. Piazza, ancora Marco Antonio, indugiano molto i brasiliani, vedete poi quando partono in velocità, sia sullo scatto sia sul passaggio che imprimono alla palla, sono velocissimi. Paulo Cesar, ancora Marco Antonio, Rivelino. Clodoaldo, Rivelino, Piazza, Paulo Cesar che scatta, mantiene la palla in campo, effettua un cross parato da Zoff malgrado il tentativo di colpo di testa di Dario. Luis Pereira ha saltato, ha recuperato un bel pallone Pulici, Rivera a Benetti che serve indietro Mazzola, Sabatini si libera sulla destra, si fa vedere, riceve la palla, Sabatini, un colpo di testa di Piazza, ancora Sabatini, Chinaglia, ma il gioco era già fermo prima del tentativo di tiro di Chinaglia, in quanto Sabatini nel colpo di testa che vi ho descritto si è appoggiato sulle spalle di Zé Maria. Piazza. Viene avanti anche Luis Pereira. Rivelino, Luis Pereira, non si assume la responsabilità del tiro, cede la responsabilità a Rivelino, questi a Marco Antonio, Edu, il tiro poi è effettuato da Marco Antonio, con pallone nettamente sul fondo, più vicino alla bandierina del calcio d'angolo che alla porta di Zoff. Sono stati giocati 21 minuti del secondo tempo. Il risultato è fermo
dal 17° del primo tempo, cioè da quando Riva, che nel secondo tempo non gioca, ha portato in vantaggio gli azzurri. Colpo di testa di Chinaglia, la palla rimbalza dove c'è Marco Antonio, Rivelino, Rivelino, Marco Antonio, suggerimento di Rivelino verso Edu, un colpo di testa prima di Sabatini, poi di Benetti, poi di Mazzola, ancora Sabatini dopo che Benetti aveva perso il contrasto, lunghissimo il rilancio, ferma la palla Luis Pereira, scatta, gli toglie la palla Rivera, Capello e Chinaglia. Chinaglia scatta bene, poi offre un pallone a Mazzola, troppo forte, imprendibile per il nostro capitano del secondo tempo, la palla va fuori, hanno rimesso in gioco i brasiliani. Zé Maria a Jairzinho, ha alzato la palla e ha messo fuori Pulici. Rimessa in gioco di Zé Maria a Clodoaldo, fermato da Rivera il passaggio, Benetti, il quale trattiene per la mano Paolo Cesar e viene ammonito, ammonizione di Benetti. Al 23° minuto, punizione ancora deve essere battuta dai brasiliani. Ecco il gioco che è ripreso, è Paolo Cesar con la palla, Rivelino, fermato da Benetti, Chinaglia, Benetti, questa volta il passaggio è intercettato da Luis Pereira, Paolo Cesar, Rivelino, Rivelino che scivola e consente il rinvio di Burnic. Incidente a Burnic che al momento di rinviare è stato contrato da Rivelino. E nello scontro tra Burnic e Rivelino è stato Burnic a avere la peggio. Incidente a Burnic al 24° minuto del secondo tempo. Battuta la punizione mentre Burnic riprende il suo posto sia pure zoppicante, anticipo di Luis Pereira, Paolo Cesar, Paolo Cesar, fallo di Capello e calcio di punizione in favore dei brasiliani.
Rivelino o Edu batteranno la punizione. Rivelino, la palla fermata dalla barriera, fuori gioco, ha pareggiato ma in fuori gioco. Ecco, rivediamo l'azione, il calcio di punizione di Rivelino, la palla ribattuta dalla barriera, riprende Jair Signo e c'è nettamente in fuori gioco, avete visto Marco Antonio, pareggio di Marco Antonio ma annullato dall'arbitro per fuori gioco. Ancora, ecco, il regista Conti ci rimanda ancora le immagini di questo importante fatto, il tiro di Jair Signo è nettamente in fuori gioco, realizza Marco Antonio, quindi il gol annullato, il punteggio rimane 1-0 in favore della squadra italiana. Fallo su Capello è stato commesso da Paolo Cesar. Rivera, Pulici, fallo di De Maria. Dalle gradinate si leva il grido di incoraggiamento, Italia, Italia. Un lodevole appoggio del pubblico dell'Olimpico alla squadra azzurra, indubbiamente un appoggio che in questa fase della partita ci vuole. I brasiliani si fanno sempre più pericolosi e questo ci sottolinea ancora quanto sia difficile con una squadra che basa il suo gioco sulla fantasia, sull'estro, mettersi in difesa. D'altra parte probabilmente non è una tattica scelta dai nostri giocatori, ma è una fase della partita dettata dalle necessità e vengono avanti con tutti i giocatori brasiliani e i nostri devono mettersi in difesa. Jair Signo, su intervento di Marchetti va a terra Jair Signo, anche in questa occasione i brasiliani reclamano il calcio di rigore. Fallo di Clodoaldo su Pulici, calcio di punizione in favore della squadra azzurra. C'era stato Jair Signo sul quale è intervenuto Marchetti, gli ha impedito il tiro spostandolo lateralmente in area di rigore. Fermato da Luis Pereira, Pulici, colpo di testa di Burnic, la palla non giunge a Jair Signo, alza la palla ancora Pulici. Scatto di Edu, controllato da Sabadini. Il passaggio indietro a Marco Antonio che lascia proseguire Clodoaldo, poi Paolo Cesar. La rovesciata volante di Bellugi, Dario preferisce il calcio d'angolo al tentativo difficoltoso di rientrare in possesso del pallone e di crossare al centro. Il Brasile passa in vantaggio nel conto dei corner in questo momento con 6-5, il punteggio è 1-0 in nostro favore e il 29esimo minuto del secondo tempo. Batte il calcio d'angolo Zé Maria. Nella mischia salta più alto di tutti Burnic. Marco Antonio rimette la palla in area di rigore. Colpo di testa di Marchetti. Rinvio di Burnic. Chinaglia è l'unica punta in attacco. Luis Pereira riceve ancora da Jair Signo. Jair Signo, Jair Signo che sbaglia clamorosamente davanti a Zoff. Bella azione, un triangolo fra Luis Pereira e Jair Signo, e Jair Signo solo davanti a Zoff ci grazia mettendo a lato la posizione favorevole. Sempre in possesso della palla i brasiliani. Benetti ha spinto alle spalle Rivelino, calcio di punizione ancora in favore dei brasiliani. È una posizione da cui si può tentare il tiro a rete, giustificata quindi la preoccupazione dei nostri, vedete Rivera sul pallone mentre gli altri allestiscono la barriera, nutritissima, tutti i nostri giocatori sono al limite dell'area di rigore. Anche Chinaglia, anche Pulici, anche Mazzola,
tutti in barriera, mentre ecco la rincorsa di Rivelino, tiro e Zoff di piede, in qualche modo riesce a alzare il pallone. Non fortunosa, ma indubbiamente fuori stile, la parata di Zoff col piede sul bolide di Rivelino, sul calcio di punizione. Alla mezz'ora esatta del secondo tempo, eccolo, rivediamo e vedete che Zoff, che vede sbucare la palla dalla barriera, riesce allungando un piede ad evitare il gol e a salvare la nostra porta. Sul rinvio di Zoff e il colpo di testa di Marco Antonio. Rivera a Benetti. Mazzola. Apertura molto bella per Sabadini, che si porta la palla un po' lateralmente, crossa molto arretrato. Allontana Clodoaldo, ma su Capello. Tiro di Capello. La palla sulla traversa, carambola sulla traversa. Prosegue l'azione degli azzurri, tiro di Benetti. L'arbitro ha assegnato il gol sul tiro di Capello. Ecco, rivediamo l'azione. Il rinvio di Clodoaldo, vedete Capello è il giocatore più in basso nel teleschermo che riceve la palla, la controlla brevemente, tira, tocca Leao, la palla colpisce la faccia bassa della traversa e rimbalza fuori. Da queste immagini il gol non sembra chiarissimo. Ad ogni modo è stato il guardalinee che svolge la sua opera dalla parte della tribuna Tevere, ecco, lo vedete proprio al limite della linea mediana del campo, fermo, che ha indotto l'arbitro a concedere il gol. Quindi gli azzurri conducono al 32esimo, ecco, rivediamo l'azione. Il cross è di Sabadini, tocca Clodoaldo e respinge male. Capello, prontissimo, tira, tocca il portiere, la palla batte sulla faccia interna della barriera e quando rimbalza è fuori. Quindi dovrebbe esserci stato, se c'è stato, un effetto interno tra la traversa e la linea bianca. Ad ogni modo, gol. Quindi gli azzurri conducono per 2-0, ha segnato Capello al 32esimo minuto del secondo tempo. Gol molto discutibile, incerto, segnato da Capello. Premono i brasiliani, ancora Zoff salva di piede, ma intanto il gioco era fermo per il fuorigioco di due giocatori brasiliani. Si trattava di Clodoaldo, che si era portato in avanti, evidentemente deve farsi rimproverare il malaccorto passaggio a Capello, e di Dario. Dal nostro punto di osservazione delle telecamere, il raddoppio di Capello non si è visto nettamente. Abbiamo visto il tiro di Capello, la palla che ha colpito la faccia interna bassa della traversa. Quando è ricaduta in campo era nettamente fuori della linea del gol. Il guardalinee, che indubbiamente è in linea col pallone, dovrebbe aver visto una traiettoria ad effetto nell'istante tra il momento in cui la palla ha colpito la traversa e la linea bianca. Lancio per Chinaglia da parte di Rivera. Chinaglia sulla destra, anticipato da un intervento velocissimo di Luis Pereira. Clodoaldo, passaggio per Dario, è uscito dall'area Bellugi, ha liberato ma è rimasto contuso a terra, per fortuna si rialza subito. Mentre prosegue l'offensiva dei brasiliani, che ora ha assunto i toni veramente di un arrembaggio, Jairzinho
va a terra su intervento irregolare di Marchetti, calcio di punizione per i brasiliani. 10 minuti alla fine, Italia 2, Brasile 0. Riverino, fortissimo come al solito, non raso terra come sua abitudine, ma questa volta nettamente lontano dai pali di Zoff. Spinto Piazza su Chinaglia, Clodoaldo, Marco Antonio, Edu, dribbling di Edo su Sabatini, accorre anche Mazzola, Piazza, ancora appoggio su Edu, tocca lievemente Sabatini. Prosegue Marco Antonio che fa partire il cross, allontana Marchetti, Rivera raccoglie poco fuori area, lancio per Chinaglia, Chinaglia è partito oltre la metà campo, Chinaglia, tiro alto sulla traversa. Peccato, lanciato da Rivera è partito Chinaglia che ha dato per un momento l'impressione del fuorigioco, ma non era fuorigioco perché lo scatto di Chinaglia è avvenuto nettamente prima della metà campo, cioè nella metà campo italiana, buoni 3 metri prima della linea. Galoppata di Chinaglia e tiro al limite dell'area che è andato alto sulla traversa. Peccato, un'occasione che poteva chiudere la partita e dare agli azzurri un punteggio, un vantaggio vistoso, anche se onestamente immeritato. Benetti, Marchetti, Sabatini, lucido il disimpegno in questa occasione, rinvio di Sabatini, il lancio a Mazzola, scatta Mazzola, interviene anche Piazza, giochiamo ormai alla luce artificiale, sono stati accesi i grandi tabelloni luminosi dell'Olimpico. Dario fuori, quando scatta Dario si è già portato la palla oltre la linea bianca, Bellugi attende per la rimessa che lascia poi a Sabatini. Toccato la palla con le mani Mazzola per il pallo di mano, la punizione battuta dai brasiliani, Marco Antonio, Jairzinho, Marchetti gli impedisce il cross e manda la palla in calcio d'angolo. È 7-5 il conto dei corner per i brasiliani, punteggio è 2-0 in favore dell'Italia. Ferma Rivera in piena area, apre su Mazzola, scatto di Mazzola, ma la palla è lunga, viene ripresa da Piazza, sul lancio di Piazza, fallo di mano di Rivera volontario, punizione in favore del Brasile. Mancano 5 minuti alla fine. Mazzola in posizione difensiva, consente poi questo alleggerimento da parte di Benetti, che lancia su Pulici mentre questi nello scatto non guardava la palla. Luis Pereira viene in avanti sulla destra, Benetti lo ferma irregolarmente, punizione in favore dei brasiliani. Riverino, Luis Pereira e Burnic
va a chiudere l'ultimo angolo possibile per il cross di Luis Pereira e concede ai brasiliani l'ottavo tiro dalla bandierina. Rivelino, ed è Pulici che con un bel intervento di forza fa suo il pallone, poi apre lunghissimo verso Chinaglia che aggancia dalla parte opposta. Rivera, ancora Chinaglia, tiro di Chinaglia ribattuto da Marco Antonio. Chinaglia ha mantenuto la palla in campo. Sabadini, Rivera, Chinaglia, Rivera, chiuso il gioco di contropiede dei nostri, avanzano i brasiliani che si trovano un po' in vantaggio numerico in offensiva e Sabatini non trova altro di meglio che mettere giù Edu e calcio di punizione in favore dei brasiliani. Rivelino lancio per Edu, esce molto bene Bellugi, riceve poi da Mazzola, controlla con un po' di fatica il pallone, se lo porta oltre la linea bianca, rimessa in gioco per Dario da parte di Marco Antonio, ancora Marco Antonio, suo questo cross sul quale esce Zoff, para e viene portato a terra con una cintura da parte di Jairzinho, mentre anche Sabadini rimane a terra. Ecco, vediamo l'uscita di Zoff e vedete la cintura di Jairzinho che fa piombare a terra il nostro portiere. Comunque il gioco è fermo adesso, non per Zoff che si è rialzato rapidamente, ma per Sabadini che è rimasto a terra. Anch'egli vittima di una caduta su questo insidioso cross di Marcantonio che Zoff ha fatto suo di forza al limite della sua area di porta. Piazza si libera di Chinaglia con questo passaggio indietro a Luis Pereira che scatta bene, poi rallenta il ritmo, attende che qualcuno dei suoi si smarchi, trova Jairzinho sul quale interviene però d'anticipo molto bene Marchetti. Chinaglia di forza, è stato Clodoaldo a togliere la palla al nostro centravanti. Jairzinho a terra su fallo di Marchetti che viene a sua volta ammonito, ammonizione di Marchetti. Malgrado la notevole distanza sembra che Edu voglia tentare il tiro in porta che finisce sulla barriera e viene ripreso da Mazzola. Il passaggio di Mazzola trae in inganno Capello e Benetti, scatta Jairzinho che viene messo a terra ancora una volta da Marchetti, ancora Marchetti che rilancia su intervento di Jairzinho che irregolarmente carica Marchetti. Gioco è fermo, tutte le scaramucce fra Luis Pereira e Pulici sono state inutili perché il gioco era fermo, i due cercano di spiegarsi, si scambiano complimenti indubbiamente poco cortesi, comunque il gioco è ripreso adesso, speriamo che questi minuti finiscano regolarmente. Mazzola perde la palla ad opera di Rivelino, sta scadendo il 90° minuto con un po' di elettricità in campo.
Rivelino pesca libero lontanissimo Marco Antonio. Edu. Burnic non consente il cross di Edu e mette in calcio d'angolo. È scaduto il 90° minuto, siamo nei minuti di recupero. Il calcio d'angolo di Edu. Ha messo fuori aria Marchetti. Chinaglia. Edu, sul suggerimento di Piazza. Tiro di Edu, parata di Zoff. Sull'accorrere di Dario. Gioco abbondantemente finito. Bello lo stacco di Luis Pereira su questo colpo di tacco. Rivera. Sabadini. Benetti. Ed è finita la partita. La partita si conclude con il 2-0 in favore della squadra italiana. Non è stata una vittoria squillante, comunque prendiamola per quell'ottimo fase centrale del primo tempo, quei 30 minuti del primo tempo. I brasiliani indubbiamente raccolgono meno di quanto hanno meritato.